Due grandi religioni monoteiste che celebrano due feste importanti, la festa ebraica della Hanukkah e la festa cristiana dell'Immacolata. Una coincidenza di date, ma non di significato, poiché per gli ebrei quella della Hanukkah è l'inaugurazione. È una festa che dura 8 giorni, poiché ricorda quando gli israeliti, guidati da Giuda Maccabeo, affrontarono e sconfissero gli occupanti siriani nella loro terra, entrando a pieno titolo a Gerusalemme. Per 8 giorni viene accesa dunque una fiammella su un candelabro a 9 braccia a manifestare l'universalità dell'ebraismo che si esprime nel monoteismo, nel riposo del sabato, nella superiorità di una legge divina. All'accensione ha partecipato il rabbino capo di Napoli, Rav Umberto Piperno. La festa di Hanukkah è la resistenza del popolo ebraico all'ellenismo e al politeismo. Ricordare il miracolo dell'olio significa fare in modo che si sia la possibilità di illuminare le tenebre, e particolarmente quest'anno in un'Europa che sembra sprofondare nelle tenebre, avere fiducia nella luce della ragione, nella luce dell'umanità, credo che sia particolarmente importante. Come vivete voi questo momento storico? Certamente da una parte una grande preoccupazione, ma dall'altra la fiducia che l'Europa e l'umanità sappiano ritrovare la propria strada nella cultura, la propria strada nei valori fondanti del genere umano.